Una panoramica sui principali scrittori che hanno avuto a che fare con il Piemonte tra 800 e 900, un tuffo nella letteratura in compagnia del giornalista e critico letterario Lorenzo Mondo. E quanto promette e mantiene il volume Questi Piemontesi, profili di scrittori italiani tra 8 e 900, promosso dal Consiglio regionale del Piemonte in collaborazione con il Centro Interuniversitario per gli Studi di Letteratura Italiana in Piemonte, Guido Gozzano, Cesare Pavese. Alla presentazione, 17 maggio al Salone del Libro, sono intervenuti con l'autore, moderati dal direttore della comunicazione dell'Assemblea regionale Domenico Tomatis, i professori ordinari di letteratura italiana dell'Università del Piemonte Orientale Giuseppe Zaccaria e dell'Università di Torino Maria Rosa Masoero, direttrice del Centro Interuniversitario Guido Gozzano Cesare Pavese. Ma il senso di questo libro, non lo so, lo dicono gli altri, per me è la testimonianza, la documentazione di oltre mezzo secolo di passione per la letteratura, in particolare per la letteratura italiana, ma scritta da piemontesi, da autori piemontesi. Sto parlando non soltanto degli abusati Pavese e Fenoglio, ma non so, ma anche di Mario Soldati, anche di Giovanni Arpino, troppo spesso dimenticato, e via via, giù fino a Ceronetti, fino a qualcuno che non è piemontese di nascita, ma acclimatato in Piemonte, come Sebastiano Vassalli, che è un scrittore di primissimo ordine. Quindi ho raccolto in questo libro una scelta delle recensioni e non soltanto, anche di saggetti derivanti da presentazioni di libri, da congressi e via dicendo, e così svuotando un po' i cassetti, insomma, scegliendo, spero, fior da fiore, le cose migliori.